Ciao a tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video, spero di essere a fuoco, comunque. Niente, questo qua è il video sui 15 prodotti che utilizzo tutti i giorni, quindi i miei 15 prodotti per la base. E so che è tipo un video che a me è sempre piaciuto vedere, perché mi piace vedere quello che utilizzano le altre persone e spero che possa piacere anche voi. È domenica pomeriggio. Ho il letto sfatto perché ero a letto a studiare spagnolo, quindi perdonate. Detto ciò, vi dico che presto risponderò a un tag di Donatella qui. Mando un bacione enorme e saluto. Ciao Donna! E niente, direi di iniziare il video. Allora, come primo prodotto che ho sempre utilizzato, è questo roll-on qui della Garnier Pure Active. È questo roll-on, appunto, con la pallina, ed è sinceramente ce lo so anche adesso per coprire un po' le occhiaie senza utilizzare un vero e proprio correttore. E niente, questo qui della Pure Active mi piace perché più che altro ha questa pallina qua che sveglia un po' l'occhio, e quindi lo trovo molto, molto carino come cosa. E come concept mi piace un sacco, però non è adatto alle persone che hanno delle occhiaie marcate, perché non copre quasi una cippa lippa. Comunque mi piace un sacco l'idea, trovo molto buono, e una volta che l'ho finito lo vado a ricomprare, e comunque terrò lo stesso il packaging perché la pallina mi piace un tanto. Sveglia un sacco l'occhio secondo me, e quindi mi piace un sacco. Poi subito dopo vado ad applicare il mio All Matte Plus o Plus di Catrice. È un fondotinta che mi piace un sacco, è davvero il mio fondotinta preferito, vabbè, è cioè proprio zozzo perché lo utilizzo tutti i giorni, però mi piace un sacco. Come potete vedere l'ho usato un sacco, quante volte ho detto? L'ho usato tanto. Sono arrivata addirittura a meno di metà. Costa 7,50€, 30 ml di prodotto. Io l'ho presa a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Abbiamo fatto 4 mesi insieme e di utilizzo costante. Quindi ve lo stra iper mega consiglio. E mi spiace perché voglio andare a provare altri prodotti in realtà io, una volta finito questo. Però perché appunto amo testare, amo provare altri prodotti, però con questo qua mi ci sono trovata divinamente, cioè eccezionale. Subito dopo quello applico la mia cipria di Make Up For Ever, che non finirà mai, la sto tipo utilizzando da 3-4 mesi, ma è interminabile. La utilizzo da tutti i giorni perché alla fine ce l'ho da 2013, da quando sono andata al Cosmoprof, e non l'ho ancora utilizzata. Alla fine ho detto, ho finito tutte le cipre che avevo, ho detto vai con quella, e adesso che l'ho aperta mi spiace non terminarla, perché insomma costa, e ok che è buona e tutto quello che vuoi, però alla fine l'ho presa per utilizzarla e non per lasciarla in un cassetto, utilizzarla sporadicamente, quindi io la utilizzo everyday, non linciatemi, ma è così. Non vi ho detto che dopo il fondotinta in realtà vado ad applicare il mio Instant Anti-Age, che sapete lo amo, e come il resto del mondo di YouTube mi piace un sacco. Io ho tolto l'applicatore, spero abbia messo a fuoco in realtà, comunque nella tonalità light l'ho utilizzato tantissimo e mi piace un sacco, l'adoro, lo pago 6,90€ per 6,8 ml ed è eccezionale. Voilà. Poi subito dopo mi sa che mi dedico alla parte oculare del mio viso, no, mi dedico agli occhi, e inizio applicando un ombretto di Sephora, questo qua che mi sto impegnando a finire, nella piega dell'occhio, ed è questo ombretto qui color caffè. È molto molto bello, mi piace un sacco, ha dei riflessi molto carini. Se vi interessa è il numero 18, Coffee Brown,
E lo applico con questo pennellino qua a penna di Essence. E niente, poi dopo aver applicato quell'ombrettino lì, prendo la mia palette sempre di Sephora, che mi è stata regalata, lo sapete, e vado a prendere questo ombrettino qui, che in teoria sarebbe una base, ma va bene. Applico questo ombrettino qui che è un color panna opaco. E lo applico nella parte centrale del mio, su tutta la mia palpebra mobile in realtà. E poi vado ad applicare questo qua, che è un illuminante, lo vado ad applicare sotto la mia arcata. Non so se avete notato, ma le mie sopracciglia sono cambiate, perché me ne sto prendendo un po' di più cura. Le ho sempre, diciamo, snobbate, ma non so, in questo periodo ho la fissa e quindi niente. E questo è quanto, quindi vado ad utilizzare finalmente, dopo un sacco, questa palettina di Sephora. E mi dispiaceva lasciarla lì, quindi vado a utilizzarla pian piano. E appunto, non vedete il pennellino che c'è all'interno, questa qua è la nude. C'è la matita marrone che non utilizzo quasi mai, perché le matite raramente le utilizzo. E poi c'è questo pennellino qua di Sephora che, con cui vado ad applicare l'illuminante e sfumare un po' il tutto. E questo è sporco d'eyeliner. Niente, detto ciò, poi vado ad applicare il mio amato blush, Silky Touch Blush di Essence, che a parte essersi rotto è anche quasi finito. Lo adoro un sacco, penso che per tutta la stagione me lo fa, poi a settembre dovrò comprarne un altro. Questo qua in particolare è il 20 Baby Doll, ho anche provato il 10, ma il 20 secondo me è molto più buono. Consigliatemi altri prodotti del... Altri blush in realtà di Essence. E boh, questo qua è eccezionale, mi piace un sacco. Ed è il mio blush da tutti i giorni perché ha un buon inci, dura tantissimo e ha un ottimo colore, mi piace davvero da impazzire. Quindi ve lo straconsiglio e costa pochissimo, come ogni prodotto Essence in realtà. Dopo aver applicato il blush, vado giù di mascara ed è l'ultimo prodotto che vado a utilizzare. E niente, utilizzo questo qua che sapete tutte è l'I Love Extreme nella versione rosa. Sempre voluto provarlo. È molto buono, fa delle ciglia davvero wow. Io poi non ho problemi in realtà di ciglia perché tutte me lo dicono, delle ciglia fenomenali. Adesso non prendetela come un vanto, però così mi dicono tutti. E questo qua, secondo me, verso la fine dà il meglio di sé perché. Adesso che sta finendo è eccezionale, dà un effetto ancora più drammatico come piace a me e spettacolare. Dopodiché, dopo finito questo mascara vorrei provare Lash Princess, in realtà, sia la nuova formulazione che la vecchia, ma adesso mi preme più la nuova, però ancora da provare la nuova tipologia del mascara di Maybelline, quindi per un po' ne ho. E se volete una recensione del nuovo mascara di Maybelline, tranquille. Comunque ne ho provati un sacco dei mascara di Essence in realtà. E questo è solo uno dei tanti che ho provato. E niente, il mio prossimo obiettivo sarà ricomprare il formato nero di questo qua. E il Lash Princess. Comunque, questo qua è l'ultimo di tutto quello che faccio per il mio viso alla mattina per quanto riguarda il make-up, e ho deciso proprio in questo momento di farvi vedere poi successivamente in un altro video i prodotti che utilizzo sempre prima del trucco e per lo struccaggio, che secondo me è molto interessante. Comunque, non lo so, ditemi voi. Niente, io vi lascio, vi faccio godere la primavera se da voi c'è il sole, da me c'è un tempo definibile anche di... Comunque, niente. Io vi lascio al prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao! Ciao pasticcio!